Il governo in campo per salvare Pompei. I ministri Profumo, Cancellieri, Barca, Ornaghi e il presidente del Consiglio Mario Monti hanno presentato questa mattina a Napoli il piano di restauro e legalizzazione per l'area archeologica dove negli ultimi 2 anni si sono verificati numerosi crolli. Un piano strutturato in 5 punti, gare pubbliche a prova di infiltrazione della criminalità, interventi per la messa in sicurezza delle opere, rispetto dei tempi, 3 anni il tempo indicato dal ministro per i beni culturali Lorenzo Ornaghi, interventi da finanziare con sponsor privati e avvio di un dibattito aperto a tutti gli enti interessati. L'Europa ha finanziato con 105 milioni di euro il grande progetto Pompei e ora attende risposte concrete e veloci da parte del governo italiano, che per l'attuazione del piano resterà in prima linea, soprattutto per quanto riguarda l'ingresso dei capitali privati. L'interesse, se ben guidato, può anche essere un interesse utile alla collettività. Questo sarà lo scopo del tenere da parte del governo e del ministero la regia di tutti gli interventi dei privati. Dal salvataggio di Pompei, il premier Monti ha poi parlato di cosa intende fare il governo per aiutare il sud. Il mezzogiorno è troppo parte importante e essenziale d'Italia, è un lombardo che parla, signora, perché basti cavarsela con politiche specifiche per il mezzogiorno.